Su decisione unanime del Senato accademico, mi piacere conferire il titolo di membro onorario del corpo accademico dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara a Javier Cercas. Tradotto in più di 20 lingue, con oltre 40 anni di attività letteraria e bestseller come I soldati di Salamina, pubblicato nel 2001, che lo ha reso uno scrittore universalmente riconosciuto, lo spagnolo Javier Cercas è da oggi membro onorario del corpo accademico dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Nato nel 1962 in una Spagna ancora franchista, protagonista di molte sue opere, Javier Cercas ha ricevuto l'onorificenza che prima di lui era toccata a Liliana Segre direttamente dalle mani del rettore Liborio Stoppia. Per lo scrittore, saggista, filologo e professore ed editorialista del quotidiano El País, che nel 2020 a Pescara ha ritirato anche il premio Flaiano, l'onorificenza dell'Ateneo D'Annunziano, conferita al Palazzetto dei Veneziani di Chieti, è stata la prima attribuitagli da un'università italiana. La prima volta che questo mi succede in Italia. Sono professore onorario, come ho detto prima, di altre università del mondo, ma è la prima volta che succede in Italia. E per me questo è un grande onore, perché che io posso dire qualcosa di interessante per la comunità è una cosa molto bella, veramente, molto commovente. Lei nelle sue opere ha raccontato la Spagna sospesa un po' tra il franchismo e la democrazia. Il contesto socio-politico che viviamo oggi registra un'avanzata della destra. Accade nella sua Spagna, accade un po' anche in tutta Europa. Come legge questo dato politico? Non è una cosa che succede negli ultimi pochissimi anni. Soprattutto viene dalla crisi del 2008, che ha mostrato che la democrazia è molto più fragile che quello che tutto il mondo pensava. Prima di tutto non è irreversibile. La democrazia è sempre in pericolo, perché la democrazia si fa ogni giorno e dipende di noi. Il popolo siamo tutti. Questo vuol dire che la politica è una cosa troppo importante per lasciare nelle mani dei politici. È una lotta di tutti. Siamo noi che dobbiamo lottare contro queste regressioni. C'è una tendenza alla destra in Europa. La destra non è un problema, il problema è quelli movimenti che mettono in pericolo la democrazia. E questo lo stiamo vedendo in Europa, che è il paradiso della democrazia. Abbiamo un strumento molto utile che si chiama l'Unione dell'Europa. La grande rivoluzione, il grande progetto politico è quello di un'Europa unita. Io sono insensatamente ottimista. Al conferimento dell'onorificenza è seguito anche un convegno organizzato in collaborazione con Squilibri, il Festival delle Narrazioni di Francavilla al Mare. Professor Liborio Stoppia, magnifico rettore dell'Università D'Annunzio, lei è un uomo di scienza, ma ha spiegato bene come scienza e cultura poi camminano a braccetto. La scienza senza la cultura non ha nessun valore, anzi in alcuni casi potrebbe diventare anche l'occasione per utilizzare delle tecnologie a scopo negativo. Invece la cultura è un valore assoluto, positivo, la cultura fa crescere la consapevolezza di una popolazione e rende le persone libere. Più le persone singolarmente sono colte, più sono in grado di capire quello che succede loro intorno, di prendere delle decisioni autonomamente, quindi la cultura è un meccanismo di libertà individuale. Professor Carmine Catenacci, direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali. Per l'Università D'Annunzio è un onore grandissimo. L'idea di fondo è che la cultura è al centro di ogni ricerca, della ricerca umanistica e della ricerca scientifica, che devono collaborare e convergere.